Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Cassandra e sono la fondatrice del travel blog Viaggio a testa alta. Prima di cominciare vi ricordo di seguirmi sul mio blog www.viaggiandotestaalta.it, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella qui sotto in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni video. Di seguirmi anche sui social, mi trovate su Facebook e Instagram come Viaggio a testa alta e su Twitter con il mio nome e cognome, Cassandra Testa. Oggi è il primo giorno intero del blog tour virtuoso. Sarà la scoperta della Valle dell'Aso, di nuovo nelle Marche. Prima vi faccio vedere quello che abbiamo fatto ieri sera. Dopo l'accoglienza alla dimora rosa scarlatta nel Monte Rubiano, iniziamo subito il tour con una cena e degustazione alla cantina Castro Morisci. Profondamente orientata al biologico, l'azienda agricola Castro Morisci si estende su 7,5 ettari di vigneto, fra le dolci colline dell'entroterra marchigiano, ai piedi del borgo medievale di Moresco. Passerina, Pecorino, Vermentino, Malvasia, Vino Grigio, Montepulciano e Sangiovese, oltre alla produzione del vino cotto, sono gli uvaggi utilizzati per una produzione annua di 25.000 bottiglie. Alloggiamo alla Rosa Scarlatta di Monte Rubiano. Avrò modo anche di farvela vedere meglio, magari adesso passerà qualche scena. Oggi sarà una giornata molto impegnativa perché andremo a visitare, mi sembra, ben tre borghi e avremo anche una serie di degustazioni. Quindi andiamo a vedere. È del 1300, voi dovete immaginare che Monte Rubiano era comune già nel 1200, che diciamo proprio il centro di Monte Rubiano, la comunità si è creata nel 1100 grazie all'unione di tre castelli, quindi precedentemente qui c'erano tre castelli che erano Coccaro, Monte Rubiano e Montotto. Il Museo Civico Archeologico, situato all'interno del Palazzo Comunale, venne istituito all'inizio del Novecento, molto probabilmente a seguito di numerosi ritrovamenti avvenuti nell'area tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. È stato pensato nell'ottica della cultura accessibile, rendendo il museo accessibile ad ogni tipologia di utenza. Want you to be here when song comes up and the day goes by. Esserci rifocillate all'agriturismo La Venediana, nel pomeriggio visitiamo la bottega dei Vasai Bozzi del paese di Montottone. Montottone è conosciuto da secoli nel circondario per la lavorazione dell'argilla. Non si sa chi introdusse questa attività, ma da fonti storiche risulta che essa era presente già dal 1200 e il 1300. Gli artigiani si tramandarono l'arte di padre in figlio.
Negli anni 60 e 70 a Monte Ottone, come negli altri paesi dell'entroterra, si verificò una forte emigrazione. Oggi, a continuare la tradizione, c'è solo una bottega, quella della famiglia Bozzi. La tecnica della lavorazione della terracotta è rimasta sempre rigorosamente artigianale, con trattamento manuale dell'argilla. Gli oggetti vengono realizzati su tornio, girato col piede e cotti nel forno a legna dopo essere stati trattati secondo le regole più antiche con vernici tradizionali. Oggi a proseguire la tradizione della famiglia ci sono Anna Maria Bozzi ed il fratello Emanuele Bozzi. Scoperto di diversi borghi, se ricordo bene dobbiamo andare a vedere Montrinove e Moresco. Adesso andiamo a fare colazione. Il borgo di Moresco è situato circa una ventina di minuti dalla costa adriatica, ma è ancora abbastanza sconosciuto, una perla tutta da scoprire. È abitato da appena 100 anime, che salgono a 600 se si comprende anche l'esterno delle mura medievali. Si trova su un colle situato a circa 400 metri sul livello del mare, in una posizione ottima che permette di sfruttare la vallata circostante e vedere fino al mare. Il centro di Moresco è situato all'interno dell'antica struttura medievale e passeggiando tra i suoi vicoli ti sembra di aver preso la macchina del tempo. Può essere visitato comodamente a piedi e se hai bisogno di informazioni puoi recarti all'ufficio del turismo che si trova in piazza del Castello 15. Il borgo di Moresco fa parte dei borghi più belli d'Italia. La torre eptagonale sarà il primo edificio che noterai di questo particolare borgo. Si tratta di una torre di avvistamento risalente al XII secolo con una forma molto d'effetto. La base è quadrata, mentre la cima ha una pianta eptagonale, 7 lati. In Europa è l'unica torre esistente con una pianta di 7 lati. Concludiamo questi giorni di tour con una gustosa cena tipica nel borgo di Altidona. Spero che il video ti sia piaciuto e prima di concludere ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di attivare la campanella per ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. Ti ricordo che pubblico ogni giovedì alle 12. Al prossimo video!